Ciao a tutti, io sono Edoardo Ridolfi e io sono Marco Matarazzi. Benvenuti al nostro podcast Ospitalità 4.0. Oggi parleremo di strategie di vendita sui portali OTA. In questa puntata volevo racchiudere un po' di feedback inerenti alle strategie, alle metodologie di vendita delle proprie camere sui vari portali OTA. Quindi vorrei, Edoardo, partire dall'argomento di come scegliere un portale, capire se questo portale può fare o meno al caso della mia struttura ricettiva. Quindi partiamo da quali portali, senza fare ovviamente l'elenco, poi quelli che sono gli strumenti che servono per sincronizzare i vari portali di distribuzione online e anche quelli che sono delle configurazioni, delle impostazioni che possono essere fatte a livello appunto di channel manager, quindi di sincronizzazione, per capire come vendere cosa e quando. Quindi questa è l'ambizione della chiacchierata. Pillole di saggezza alberghiera per vendere di più. Di vendere di più online, quindi intermediati, diciamo, da questi portali, ma anche cercare di capire come poi portare l'acqua al nostro mulino e disintermediare. E farlo ovviamente in maniera automatica, che è quindi 4.0, che poi appunto è il titolo del nostro podcast, Ospitalità 4.0. Quindi, come prima cosa, è interessante secondo me capire su quali portali bisogna vendere, perché non tutti quanti i portali funzionano bene per tutte le strutture, proprio perché varia quello che è il target, perché varia la tipologia di struttura, perché varia la posizione geografica che ha quella struttura, se lavora o meno, o più o meno con il business, o con i gruppi, leisure, stranieri oppure no. Quindi, sicuramente partiremo da quei due portali che sono i più blasonati e che portano la maggior parte del fatturato per l'Italia, se non altro, che sono Booking.com ed Expedia. Questi due portali insieme fanno probabilmente il 90% delle prenotazioni intermediate OTA per la maggior parte delle strutture in Italia, da quello che vedevo dai report, dove Booking.com con buona probabilità ha la stragrande maggioranza di questa fetta. Non ho i numeri alla mano, ma indicativamente la visione è questa e penso che i nostri ascoltatori condivideranno. Se non condividete, ovviamente fatecelo sapere, ci trovate sia tramite email a podcast@slope.it oppure possono commentare nella nostra pagina Facebook, insomma sotto al profilo social da cui ascoltano il nostro podcast. Esatto, qui se diciamo qualche stupidaggine ovviamente fatecelo presente, perché siamo contenti di imparare, liberi di smentirci. Quindi capire su quale portale vendere non è sempre banale, proprio perché dietro alla vendita su ciascun portale c'è del tempo che va investito per configurare l'account, per configurare la struttura, per mettersi in mostra in modo giusto e nel modo più appealing possibile. Per capire come funziona l'extranet. Ah sì, anche quello sicuramente. E poi bisogna collegare quel portale con il proprio gestionale. Quindi spesso quello che suggerisco a degli albergatori che vogliono mettere alla prova un portale specifico per capire, tra virgolette, se funziona, è quello di utilizzare il collegamento iCal. Ne abbiamo parlato in qualche puntata fa, non ricordo se era la puntata 4 o la 5. E praticamente l'iCal è un indirizzo che può essere messo, che i principali gestionali mettono a disposizione dell'albergatore, e permette al portale di aggiornare le aperture e le chiusure delle camere sulla base delle disponibilità che appunto la vostra struttura ha. È un collegamento molto veloce, è un collegamento ad una via, non permette lo scarico delle prenotazioni, quindi non entreranno automaticamente all'interno del vostro gestionale, ma vi daranno la possibilità di capire qual è il flusso di prenotazioni che arrivano da quel portale. E quindi è una cosa molto veloce che potete sperimentare anche su diversi portali. Quindi per determinati giorni io vado a dare una disponibilità delle camere che voglio vendere. Sì, in pratica tu lo specifichi all'interno del gestionale, automaticamente il gestionale produrrà questo indirizzo, che non è altro che il riferimento ad un file iCal, appunto, e inserendo quell'indirizzo all'interno del portale specifico appunto che stiamo sondando, possiamo se non altro evitare l'overbooking, perché l'apertura e le chiusure delle camere vengono gestite in maniera automatica. Quindi, partendo da questo presupposto, noi possiamo, taccuino alla mano, iniziare a misurare quante prenotazioni provengono da ciascun portale e mettere in relazione la commissione con il flusso di utenti che ci portano, i bookers. Tasso di cancellazione, anche quello è un aspetto molto importante, e con questi numeri alla mano posso decidere eventualmente di collegarmi a due vie. Quindi chiedere al mio channel manager di sincronizzare non solo le aperture e le chiusure, ma anche lo scarico delle prenotazioni, l'invio di prezzi, tariffe, restrizioni e basta, perché questo più o meno è quello che fa il channel manager. Quindi in prima istanza proviamo questi portali, proviamone tanti,
Ovviamente non alla cieca, ma ne selezioneremo un insieme sulla base magari di quello che è il nostro target e attacchiamoli tramite iCal. Quindi questa è la mia prima pillola. Quindi è più una fase di test per capire se funziona oppure no? È esclusivamente una fase di test, perché come tutte quante le strategie che raccomandiamo è sempre prima vanno analizzati i dati e si può fare sia col collegamento a due vie sia che il collegamento a una via. Ma è una soluzione buona perché anche parlando con un albergatore la scorsa settimana mi diceva che lui si stava orientando verso la vendita delle proprie camere verso una clientela del nord Europa. Quindi stava cercando un portale OTA che lo potesse aiutare appunto in questo aspetto. Solo che prima di investire appunto nella connessione a due vie voleva andare un attimo un po' a testare e capire se poi effettivamente questa clientela potesse essere realmente interessata alle sue camere, perché poi dietro c'è anche un discorso tanto legato alla clientela. Spesso gli albergatori vogliono vendere solamente a una tipologia di cliente anche in base a quello che possono offrire a quel cliente. Sì, sicuramente. E a livello di costo di collegamento, quando parliamo del collegamento del channel manager, non parliamo tanto del costo fisico di una connessione a due vie, perché comunque nel bilancio di un'azienda, di un hotel, è una cosa marginale, ma parliamo proprio di bilancio anche in termini di tempo, quindi di effettuare il mapping, i collegamenti, parlare con il proprio channel manager o semplicemente configurarlo. Quindi sì, sono d'accordo con te Edoardo, va visto sicuramente il target e va sperimentato con una soluzione iCal se si vuole fare una cosa veloce oppure con una connessione a due vie. Comunque sperimentare e misurare su lassi temporali che non siano una settimana, perché ovviamente l'asso temporale deve essere più lungo, altrimenti siamo dati non veritieri. Quante camere andresti a vendere all'incirca con un hotel di 30 camere? Dipende ovviamente, e quindi questo varia in base al periodo. Avere una soluzione channel manager che mi permetta di adattare il numero di camere che vengono messe in vendita sui portali in base al periodo è la parte iniziale della risposta al tuo quesito, proprio perché in periodi di alta stagione probabilmente riempirò le mie camere in autonomia e quindi mi aspetto che il numero di unità di risorse vado a mettere sull'extranet del portale di turno sia un numero più basso, magari tendente a zero, senza però magari del tutto seccare e chiudere del tutto sul portale, perché comunque si può trarre visibilità. Quindi come funziona? Io mi aspetto magari che in alta stagione vendo più camere delle 30 che mi hai detto, magari di 30 matrimoniali che ho in struttura, le apro anche tutte quante 30 sui vari canali di distribuzione online. In alta stagione, se sono magari una struttura ricettiva di mare, quindi ad agosto, per fare un esempio sciocco, localerò a un numero più basso, può essere 5, 6, 7, che mi serve perché così riesco a ottenere più visibilità di persone che vanno a vedere sul portale pincopallo.com e che poi vanno a finire sul mio sito per scoprirne di più e magari mi prenotano direttamente. Allo stesso tempo non vendo tutti i miei alloggi sotto commissione o con prenotazioni con un tasso di cancellazione troppo alto. Quindi saper vendere sui portali OTA mi aiuta anche a destagionalizzare. È un po' questo il messaggio che possiamo dare ai nostri amici albergatori? Sicuramente riesce ad appianare più quelle che sono le stagionalità, ma soprattutto riesce ad aumentare quello che è il tuo revenue. Quindi fare revenue significa anche capire quante e quali camere mettere in media su quale portale. Non è semplicemente definire il prezzo, ma anche con quali marginalità in più voglio andare a vendere su un determinato portale per magari compensare una fee che ho, quindi una commissione che potrebbe essere più o meno alta, e quindi incentivare quella che è la prenotazione diretta. Se su un portale vendo al 5% in più, l'utente che poi sul mio sito trova tramite il booking engine un prezzo più basso sarà tentato se non altro di telefonarmi per avere quella tariffa conveniente. Quindi questo poi dipende dalle strategie che vuole rispettare l'albergatore, se seguire la parity rate, quindi vendere su tutti quanti i canali allo stesso prezzo oppure no. Mediamente, parlando con gli albergatori, viene fatto un aumento percentuale sulle varie camere che vengono vendute sui portali. Quindi questo sì, il trend è questo solitamente. Sì, ad oggi sì. Quindi capire quante camere vendere, ma non solo, anche a livello di impostazioni di restrizioni. Mettere determinate restrizioni su un minimum stay, per esempio, per determinati portali può essere un modo ulteriore per disintermediare o per non vendere piccoli soggiorni a discapito magari di quelli che possono essere più lunghi. Quindi su certi portali posso voler scegliere di vendere solamente settimane
quindi giocando sui close on arrival e close on departure, posso impostare che solamente vendite settimanali. O magari non posso vendere la camera solo per il sabato notte, quindi è dal venerdì notte che deve partire la mia prenotazione fino alla domenica, quindi un minimum stay di 2 giorni. Queste regole poi devono essere possibili solamente su un certo portale e non su un altro, e tantomeno sul mio booking engine. Quindi poter diversificare per aumentare quelli che sono i guadagni o quantomeno ottenere delle prenotazioni che si incastrano meglio all'interno del mio planning, perché dobbiamo tener conto che eventuali buchi visuali all'interno del nostro tableau, del nostro planning, portano dei buchi di revenue. Se mi rimane una camera vuota per una notte e in un periodo magari di alta stagione, è difficile che riuscirò a riempire quel buchino, e quindi quello è probabilmente il revenue perso. Quindi un'impostazione molto granulare anche della vendita delle singole camere sincronizzate appunto nei diversi portali OTA. Sì, molto granulare, quindi partiamo dal prima di tutto capire su quali portali vendere, poi decidere a quali prezzi vendere, con quali restrizioni e con quali quantità. Quindi per ciascun portale dobbiamo farci queste domande, dobbiamo capire in base al periodo quanti alloggi voglio vendere su ciascun portale. Alla base di tutto c'è ovviamente il capire su quale portale voglio vendere, perché anche lì doverne gestire troppi potrebbe diventare controproducente e quindi non portare effettivamente nessun guadagno dal punto di vista pratico di revenue. Quindi dico vendo su 10 portali, su 15, ma in realtà quelli che mi producono sono sempre quei 3 o sempre quei 4. A quel punto tanto vale andare a tagliare gli altri e concentrarci e lavorare bene su quei portali che effettivamente portano revenue. È anche importante quindi avere un attimo una reportistica di quello che sta accadendo a fine stagione. Senza meno, una reportistica accurata che ci permetta di capire quale portale performa come, soprattutto guardando anche quelle che sono le cancellazioni. Esatto, te lo stavo per dire. La cancellazione è fondamentale, perché spesso uno dice un portale mi ha prodotto tot, in realtà il tasso di cancellazione che ho avuto è stato del 40% e quindi ho avuto degli invenduti per colpa di quel portale. E quello va messo a bilancio per capire se quel portale specifico è un portale adatto per la mia struttura oppure no. Io un piccolo focus lo farei anche su quei portali che ci portano un determinato tipo di recensioni, quindi anche le review. Da determinati portali, se ho review più positive rispetto che ad altri, solamente a livello di immagine. Beh, lì però diventa più difficile misurarlo, capire quale portale porta un review migliore è difficile, però se non riesce magari a avere dei portali discount dove fai delle offerte non refundable a prezzi agevolati, ovviamente l'utente, il cliente che viene con uno sconto più alto sarà probabilmente più propenso a lasciare una recensione positiva, magari anche per sdebitarsi un po' del servizio. Se ovviamente chi paga meno lo trattiamo pure male, ci tagliamo un po' le gambe da soli. Concludiamo qui questa puntata del nostro podcast sulle strategie di vendita sui portali OTA. Per qualsiasi feedback potete scriverci a podcast@slope.it e fateci sapere cosa ne pensate, e mi raccomando misurate, e se avete qualche altra strategia fatecela sapere, saremo contenti di condividerla con il resto del panorama degli albergatori che ci seguono. Ciao a tutti. Ciao.